Come trattare i bambini affetti da dermatite atopica nelle forme più gravi, quelle da moderate a severe? Quali sono le novità appunto nella terapia? L'abbiamo chiesto alla professoressa Belloni Fortina, che abbiamo incontrato qui a Milano al 31esimo congresso della DV, la Società Europea di Dermatologia. Professoressa, quali sono i segni e i sintomi più impattanti della dermatite atopica in età pediatrica? Allora, la dermatite atopica nell'età pediatrica si caratterizza per delle manifestazioni rosse, cioè eritematose, e anche con la formazione di un po' di essudato, quindi anche un po' sirogementi, nelle zone che sono normalmente il viso, le mani e le pieghe prevalentemente. E queste aree naturalmente sono coinvolte e sono soprattutto quella del volto è visibile, per cui inevitabilmente impatta nella gestione quotidiana e anche diciamo, da parte dei genitori di questi piccoli pazienti, perché sono aree estremamente visibili. Per quanto riguarda i segni invece, la dermatite atopica è caratterizzata dal prurito. Prurito dolore in realtà se ne parla poco, però diciamo prevalentemente prurito, e questo prurito è un prurito che è anche, diciamo, in tutte le ore del giorno e della notte, quindi 24 ore al giorno il paziente si gratta, e questo naturalmente gli crea dei problemi sia a se stesso, perché non riesce ad avere delle attività, l'attività fisica, la scuola e così via, ma non solo, non riesce neanche, anche i genitori sono molto preoccupati, per cui soffrono in maniera, diciamo, indiretta, però soffrono per la presenza di questo prurito costante. Senta, come si è evoluta nel tempo la gestione della dermatite atopica in età pediatrica? Si è evoluta tantissimo, nel senso che anni fa sostanzialmente a disposizione per l'età pediatrica c'erano pochissimi prodotti, in particolare erano gli emollienti, poco per la verità, e soprattutto il cortisone. La crema cortisonica era la terapia principale in questo tipo di pazienti. Nel tempo invece si è capito che il problema era un difetto di barriera, per cui si è cominciato ad utilizzare l'emoliente, che va a riparare in qualche modo questa barriera della cutanea alterata. E questo uso degli emolienti ha cambiato decisamente la storia. Sono poi cominciati, si sono utilizzati anche dei farmaci che hanno meno effetti collaterali, che sono gli inibitori della calcineurina. Certo, senta, qual è il ruolo invece del caregiver, quindi della persona, il genitore di solito, che appunto è vicino al bambino? Il caregiver ha un ruolo fondamentale nell'età pediatrica, perché gestisce la terapia, soprattutto la terapia topica, ma anche la terapia sistemica di questi piccoli pazienti. Per cui non solo, ma soffre con il bambino, e spesso La malattia modifica anche il suo stile di vita, lo stile di vita, perché modifica per esempio la possibilità di lavorare, perché sono bambini che devono essere seguiti, per cui si rischia di avere una riduzione delle ore di lavoro da parte del caregiver o addirittura un abbandono del lavoro. La coppia ci rimette, perché siccome sono bambini che non dormono sostanzialmente, marito e moglie spesso possono andare incontro a problemi di gestione, diciamo, della coppia, e infatti si è visto un aumento delle separazioni nei genitori di bambini con dermatite atopica, ovviamente nelle forme più gravi. Professoressa, al di là del cortisone e degli emollienti, come lei ci ha spiegato molto bene, cosa abbiamo a disposizione a livello farmacologico per i bambini, appunto, che soffrono di una forma moderata severa? Veramente non avevamo niente fino a qualche tempo fa. Erano tutti i farmaci utilizzati, erano tutti off-label e comunque non autorizzati. Per cui si utilizzavano, certo, cortisone e immunosoppressori di altra natura, però sempre con quello stesso scopo, cioè ridurre l'infiammazione, che ovviamente andavano a colpire in maniera del tutto generica ovunque, perché non era solo un'azione immunosoppressiva sulla cute. E quindi avevano una serie di effetti collaterali, soprattutto nell'uso a lungo termine, infatti erano per una gestione a breve termine. Solo un farmaco sostanzialmente si poteva utilizzare a lungo termine, però con tutta una serie di problemi legati all'immunosoppressione. Professoressa, di recente però per fortuna c'è stata una novità importante per la cura di questi bambini, e vorrei appunto che lei ce la raccontasse. Di cosa si tratta?
Si tratta di una nuova terapia target. Cosa significa target? Cioè va a colpire direttamente il bersaglio senza dover fare un'azione, diciamo, sparare a largo raggio in un certo senso, come facevano gli immunosoppressori. Quindi va a colpire direttamente le citochine che sono coinvolte proprio nel meccanismo patogenetico della dermatite atopica. Questa terapia è fatta con degli anticorpi monoclonali contro l'interleuchina 4 e 13, l'anticorpo monoclonale nello specifico si chiama Dupilumab. È un anticorpo monoclonale che viene iniettato una volta ogni 15 giorni sostanzialmente, e questo va ad agire direttamente sul bersaglio. Qual è il vantaggio sostanzialmente? Che c'è un'efficacia estremamente elevata, che è stata comprovata dagli studi clinici, efficacia non solo sui segni, quindi la riduzione del prurito che è abbastanza rapida, e la riduzione del segno clinico, quindi della dermatite di per sé, ma è anche e soprattutto con un profilo di sicurezza estremamente importante, estremamente buono. E questo è dovuto al fatto che sostanzialmente non c'è bisogno di fare esami prima dell'inizio della terapia, durante la terapia, e quindi seguire il paziente, perché non dà nessun tipo di alterazione delle, diciamo, caratteristiche biochimiche del paziente. Senta, che posto occupa nella cura di questa patologia, appunto di queste forme sempre moderate e severe? Cioè qual è, come si può dire, il momento giusto per utilizzarlo? Allora, questa è una domanda molto importante. Il momento giusto per utilizzarlo sarebbe fin da subito. Perché? Perché siccome la dermatite atopica è una patologia che va incontro nel tempo a quella che si chiama marcia atopica, cioè lo sviluppo di altre patologie come allergie respiratorie e anche allergie alimentari, l'ideale sarebbe utilizzarlo fin da subito in modo tale da bloccare questo meccanismo che poi porta nel tempo alla formazione di queste ulteriori patologie che sono un problema grossissimo, perché poi il paziente si porta per tutta la vita. Magari risolve la dermatite, ma non risolve le allergie. Professoressa, per finire, appunto per completare le cose così interessanti che ci ha raccontato, che messaggio possiamo dare ai genitori di un bambino che soffre di una forma appunto abbastanza grave di questa patologia? Il messaggio è positivo, è un messaggio che siamo entrati in una nuova era dove la dermatite atopica si può guarire, però si può migliorare fino alla scomparsa totale dei sintomi e dei segni, e questo è un messaggio estremamente positivo. Perché, e soprattutto, c'ha la possibilità di avere una terapia che non ha nessun rischio. Perché fino ad oggi noi avevamo certamente delle pallottole, ma erano delle pallottole pesanti che andavano a distruggere. Invece questa è l'inizio di una nuova era, sostanzialmente, un'era di guarigione, comunque se non altro clinica, del paziente.